La terzina che apre il terzo canto è terribile. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Dante e Virgilio sono all'ingresso dell'inferno che, come molte città medievali, ha i suoi requisiti scolpiti sull'architrave d'ingresso. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Dante è terrorizzato e le grida dei dannati provocano in lui il pianto, cosa che accadrà ancora nella Cantica. E allora il poeta chiede aiuto al maestro, ma Virgilio taglia corto. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Incontrano gli ignavi subito dopo, coloro che non hanno tradito Dio ma non gli sono stati neanche fedeli, coloro che non sono all'inferno per non dar gloria, dice Virgilio, agli altri dannati che si sentirebbero superiori a loro. Ma ecco che arrivano le sponde del fiume Acheronte e con loro il traghettatore dell'Ade, Caronte, che non è lo stesso Caronte che Virgilio descrive nel libro VI dell'Eneide. Questo è un Caronte più feroce e luciferino. E allora via, tutti in barca. I dannati bestemmiano e maledicono il giorno della loro nascita, ma ad un tratto, prima di arrivare sull'altra sponda, una scossa di terremoto scuote l'Ade e una luce rossa invade il cielo. Dante, per paura, sviene. Benvenuto all'inferno, poeta.